parallelamente alla realizzazione di Una sola macchia rossa, realizziamo anche un altro cortometraggio. Questa era già un'idea che era in corso perché già avevamo sperimentato lo spettacolo teatrale, quindi poi io l'ho trasposto in cortometraggio, che era appunto il cortometraggio di Anime nel buio. Noi avevamo avuto una bellissima esperienza con Anime, avevamo fatto tantissime repliche, era stato uno spettacolo che ci aveva dato tantissimo sia a livello emotivo che a livello ovviamente artistico, perché era stato richiesto nelle varie manifestazioni, nelle varie celebrazioni, ovviamente nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E lo realizzammo proprio appositamente perché, a parte per poterlo far partecipare a un festival che avevo, diciamo, trovato il bando su internet, però fu realizzato anche per poterlo sfruttare magari in altre varie collaborazioni, quindi ovviamente sempre per poter praticamente collaborare appunto con altre associazioni sempre per la tematica contro la violenza sulle donne. Beh, Anime nel buio ricalca ovviamente quello che era lo spettacolo teatrale, soltanto quello che è stato modificato appunto è il linguaggio, che appunto era filmico e non era più teatrale. Sono stati inseriti degli inserti, soltanto delle piccole citazioni dei testi che venivano letti in scena, e poi sono state inserite delle foto nuove, o meglio, alcune foto sono state quelle che erano state realizzate con Marianna nella rassegna del 2011, e altre invece le ho create nuove, diciamo, le ho fatte, diciamo, ho fatto delle nuove cose da inserire ovviamente nel contesto che aveva sempre e comunque poi la cornice, aveva sempre la cornice legislativa. La fine è quello che mi ricordo che fu più spiazzante, perché di Anime nel buio quindi diedi soltanto un nuovo messaggio ancora più duro, che era soltanto l'apertura e la chiusura del cortometraggio. Si apriva quindi con una ripresa un po' strana, un po' movimentata di un qualcosa che non veniva ben definito, che poi alla fine si scopre essere un quadro che io avevo recuperato da qualche parte, mi sembra me l'aveva dato sì, al lavoro perché era un quadro che non veniva più utilizzato, eccetera. Quindi c'era questa incastonatura di questo quadro un po' particolare, anche un po' inquietante. E al termine poi dei titoli di coda c'è un messaggio molto duro e molto forte che era relativo a quell'epoca. Io mi ricordo uscì un'intervista di un parroco, che adesso non ricordo bene di quale paese fosse, ma in Italia, e che dichiarava praticamente che il sunto della sua dichiarazione, che io citai proprio al termine del cortometraggio, dichiarava che se tendenzialmente le donne subiscono violenza domestica o comunque sessuale è perché un po' se lo vanno a cercare e fa parte della loro indole e del loro modo di essere. Io lo captai al TG1 una sera e mi colpì fortissimo, andai su internet immediatamente, presi la citazione e da lì poi mi venne l'idea di fare ovviamente il cortometraggio. Quindi il messaggio di Anime nel buio, il corto, oltre ad essere una denuncia contro la violenza sulle donne, ovviamente anche una denuncia contro purtroppo la castrazione mentale di certe persone, che fa ancora più effetto sapere che sono anche servi di Dio. Quindi questa è una cosa che mi toccò profondamente e la volli inserire anche a costo magari di essere eventualmente censurata in alcuni festival. Devo dire, dove l'ho presentato non mi fecero problemi, però fu quella la molla che fece scattare proprio la concezione del cortometraggio di Anime nel buio, quindi contro la violenza sulle donne e contro la stupidità purtroppo umana, in questo caso anche religiosa.